gravità inaudita, sono fatti che ci riportano davvero non solo agli anni 70 con le Brigate Rosse, ma addirittura ci riportano ancora anni prima, all'epoca del fascismo, del nazismo. E tra l'altro sono fatti di una gravità inaudita perché c'è l'attacco ai punti democratici, io dico fondamentali per questo paese, uno al governo, al Parlamento, e l'altro al sindacato, al mondo del lavoro, alla CGIL, che, ripeto, ricordo a tutti, anche se la storia forse non l'hanno studiata proprio tutti, che la CGIL fu proprio uno dei fondamenti per liberare questo paese, per dare la democrazia a questo paese. Assediare, attaccare la nostra sede nel cuore del sindacato a Roma è davvero un fatto di una gravità, lo ripeto ancora una volta, inaudita. Noi, come in tutta Italia, con tutte le sedi, siamo in presidio. Devo dire, siamo in presidio con lavoratori e lavoratrici che non abbiamo dovuto neanche contattare, chiamare. Sono venuti qui spontaneamente con i dirigenti sindacali, con i segretari. Così stanno facendo in tutte le altre parti d'Italia. Il messaggio deve essere uno: non arretriamo di un millimetro, anzi cerchiamo questa volta davvero di fare qualche passo avanti. Il mondo del lavoro, il sindacato, ma soprattutto la politica, che deve fare una cosa molto semplice: mettere in atto quello che la nostra bellissima Costituzione dice, mettere al bando, quindi bandire, cancellare dal nostro paese, che è un paese, ripeto, democratico, tutte quelle associazioni, tutti quei partiti, tutte quelle amalgame di fascisti che ancora esistono nel nostro paese. I manifestanti in piazza parlano sempre del concetto di libertà, ma in questo caso libertà ce n'è poca. No, ma lì c'è una riflessione da fare. Quando non è il sindacato confederale che organizza manifestazioni col proprio anche, come si dice, col proprio pezzo d'ordine, succedono sempre dei fatti incresciosi. Al grido democrazia, 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 lo ripeto, quello che abbiamo visto, l'abbiamo visto tutti, è stato appunto l'assalto addirittura al governo, l'assalto alla CGIL, che di democrazia non ha assolutamente nulla.